Io saluto perché no, non avevo ancora parlato, quindi allora no, diciamo che con Patrick siamo al terzo, Patrick, non c'è due senza tre. Con Gianfranco il primo ci siamo andati vicini molto spesso, l'ha già anticipato, e finalmente ci siamo riusciti. Con Antonella il decimo, credo che facciamo insieme, e con gli altri anche una prima volta. E però devo dire che questo spettacolo funziona perché c'è un grandissimo gioco di squadra, nel senso che la compagnia è affiatatissima, siamo tutti siamo molto felici se un nostro collega prende un applauso, che non è così scontato, perché spesso nelle compagnie c'è una rivalità che non potete immaginare, quindi magari uno prende un applauso e dietro, ah, mannaggia, perché invece no, qui c'è, siamo contenti perché comunque lo spettacolo vive di questa atmosfera molto gioiosa, molto bella, molto intensa, anche se è una commedia leggera, però comunque, siccome è fatta con estrema qualità, anche una qualità di sentimenti, per cui questo io credo che fino adesso il pubblico che abbiamo incontrato fino a ieri è arrivato, speriamo che anche il pubblico del Teatro Manzoni avverta proprio questa elettricità che c'è all'interno di questa compagnia e che viene trasmessa attraverso lo spettacolo. Allora, mi avete visto? Beh, scordatemi, perché io nello spettacolo sarò completamente diversa, quindi pubblicità ingannevole quella del Rattalarme, perché in realtà io sarò in abiti vintage, in quanto Albertina non è una seguace della moda, e trovandosi a Milano, che comunque è la capitale della moda, diciamo che Albertina sarebbe un po' diciamo fuori luogo. E quindi insomma con questi occhialetti che sono poi in realtà occhialoni, quindi qualcuno nei teatri precedenti in realtà sentivo il pubblico, ma è lei, non è lei, no, non è lei, no, deve ancora arrivare, quindi insomma spesso non venivo, solo dalla voce, quella rimane intatta, non l'ho cambiata. E allora, no, un pochino sì, non lo so, poi, da fuori poi forse è più facile avvertirlo. Mi diverto tantissimo perché questa Albertina è imbranatissima e casca tutto, ne combina di tutti i colori. Noi abbiamo una specie di scatolone solo con bicchieri di vetro, perché spesso si rompono veramente. Infatti loro spesso somigliano a me, nel mio immaginario un po' malato, somigliano a Stanlio Olio. Mi sono anche ispirato, c'è questo tipo di comicità che è divertentissima, che fa parte della mia infanzia, della nostra infanzia anche. E ho giocato su di loro, hanno una scena esilarante dove succedono tutti i colori. Nel mio laboratorio di insetti, perché Albertina è un'entomologa che si occupa di insetti. Comunque quello che a me piace di questo mio personaggio è che è buona, ama incondizionatamente, come fanno i cagnolini o un chihuahua, che lo vedo che mi ama incondizionatamente, anche se gli sgrido, se fa qualcosa, se lo lascio a casa, poi ritorno, anche se è trattato come un principe, vorrei essere al suo posto tante volte. Però ecco, questo amore incondizionato verso quest'uomo che vince. Cioè è talmente senza sovrastrutture, è talmente... Paragone col cane, insomma, in teatro non è vero. No, però è calzante, nel senso dell'amore che oggi è difficile trovare un amore così senza paletti, senza, solo per il fatto stesso di amare. Quindi questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché comunque è un personaggio che vince, quindi la bellezza di questo personaggio non è nella fisicità, ma è nella sua anima, quindi questo mi ha colpito molto ed è una cosa che rispetto ad altri personaggi che ho interpretato precedentemente venendo anche qui, diciamo che è una sfida, è una scommessa, spero vinta. Ecco, adesso farei parlare